Una cooperativa di abbigliamento di moda d'epoca, una società per organizzare eventi, un gruppo di esperti di interior design e una pensione per animali dove realizzare percorsi di addestramento, pet therapy e fattorie didattiche. Sono queste le cooperative ideate dai 22 ragazzi della terza C indirizzo grafico, sotto la supervisione della professoressa Marilena Babini, dell'Istituto Professionale Strocchi, all'interno del progetto Cooperiamo a Scuola, il progetto che porta gli studenti direttamente a contatto col mondo del lavoro e della cooperazione, un'iniziativa a cui lo Strocchi aderisce fin dal 2000 e che ha visto proprio uno dei suoi studenti ideare il logo del progetto. La nostra cooperativa si occupa di design di interni, in pratica noi facciamo i progetti per i design di interni e li vendiamo alle altre aziende, tipo aziende di mobili, tipo posso fare anche i nomi, IKEA, quelle cose lì, Mondial Casa, per esempio, è un esempio. Noi progettiamo i mobili e l'arredamento che ci deve essere in alcune case, e in stanze, cose, e le vendiamo, vediamo i progetti. La nostra si occupa di organizzazione eventi. E l'abbiamo pensata perché una cooperativa doveva essere qualcosa di cui ha bisogno il territorio, abbiamo pensato che di eventi non ce ne sono poi così tanti. E quindi, dato che siamo anche grafici, abbiamo pensato di pensare alla parte grafica di una realizzazione di un progetto, di un evento, e quindi abbiamo deciso di fare una cooperativa su quello. Eventi di che tipo? Sia fiere che feste a tema, vabbè, tipo così. Oppure anche eventi culturali come il teatro o altro. Com'è nata l'idea? Boh, l'idea è nata innanzitutto dopo che è venuta la nostra signora coordinatrice a parlare, abbiamo pensato di fare questa idea perché, visto che siamo una scuola di grafica, quindi ci piace lavorare con il design e quant'altro, progettare, andare di fantasia. Siete in 5 in gruppo, più o meno come vi siete divisi i compiti? Allora, innanzitutto c'è un dirigente, quello che amministra, che vede più che altro come vanno i lavori, poi quello che disegna gli interni, quello che amministra i conti, tutti i conti compraventi dei progetti e quant'altro. Avete fatto un piano magari dei punti deboli e dei punti invece forti di questa vostra idea? Un punto forte è il fatto che nonostante ci sia una crisi generale, magari una creazione di eventi potrebbe essere comunque un buon business, però c'è anche il fattore negativo che magari non potrebbe essere apprezzato proprio come dovrebbe essere. Punti forti, noi abbiamo pensato anche di lavorare con materiali, cioè materiali molto di riciclo, anche per risparmiare sui materiali, ma di riciclo però ottimi, cioè. E poi andiamo di fantasia perché noi siamo grafici, quindi ci piace usare la fantasia e vogliamo far vedere qualcosa di nuovo che piace a noi giovani e in futuro a noi, cioè noi grandi. Questo qui è sostanzialmente la simulazione di quello che potrebbe essere un lavoro, magari il vostro lavoro in futuro. Come ti sei trovato all'interno di questa simulazione nel creare una cooperativa? Perché era molto, molto bene, visto che anche sono miei compagni, già cioè di lavoro da diversi anni, è stato un progetto molto significativo che mi potrebbe anche usare, cioè potrebbe essere di aiuto in futuro e mi ha fatto capire le diverse modalità di lavoro e come viene costruita una cooperativa e cosa c'è dentro. È difficile, cioè non è un gioco, diciamo. Abbiamo iniziato il progetto, cioè almeno io ho iniziato il progetto prendendolo più alla leggera, poi piano piano ci siamo accorti che invece è una cosa piuttosto impegnativa e che richiede un casino di impegno e tutto il resto, quindi è stato un impatto un po' diverso dagli altri progetti, ecco. Quindi la cosa più utile che hai imparato all'interno appunto di questa simulazione? La collaborazione fra di noi nel gruppo, che doveva essere più comunque coordinato e tutto. Poi le tempistiche da rispettare, che non sono come quelle di scuola, e dover buttare fuori delle idee continue per arrivare al massimo di quello che si poteva fare. Pensi che un giorno magari potresti anche realizzare una cosa di simile? Sì, molto, anche volentieri, perché è una cosa che piace, soprattutto questo campo dove noi ci siamo stabiliti, mi piace. Mentre invece un punto debole che magari non siete riusciti a risolvere. Un punto debole forse cioè l'amministrazione dei conti per adesso, perché non siamo molto, cioè non sappiamo,
per la nostra età adesso ancora non l'abbiamo imparato, quindi per adesso solo quello, le altre cose cioè tutto a posto. Quindi immagino anche che sia stato appunto l'aspetto anche più difficoltoso nella gestione del lavoro. Sì, per adesso sì, quello è il più difficoltoso, poi le altre cose ben che va, sì, bene, sì. Più facile è stato collaborare con i compagni di classe, dato che già si conoscono, quindi non era difficile magari integrare le proprie idee l'une con le altre, non c'erano difficoltà. Magari le più difficili era appunto seguire le tempistiche, magari non farsi non perdere tempo, oppure fare tutto come si doveva fare, quella più difficile da coordinare. Federico Lega, per Faenza Web TV.